Allora, il primo metodo per poter accedere è andare nella piattaforma IMPA, quindi www.impa.gov.it. Qui a destra trovate accedi all'area personale. Io già sono entrata, però come vedete qui c'è questo pulsante che si chiama proprio concorsi. Però in questa piattaforma, come vedete, ci sono tanti, tanti concorsi e diventa un po' difficile andare a recuperare quello che serve a noi, anche perché comunque vi riporta sempre a istanze online. Quindi io ritengo che sia molto più facile, molto più pratico andare nella solita piattaforma di istanze online, quella che i nostri utenti sono abituati già a utilizzare perché sicuramente hanno già fatto tante domande per quanto riguarda le GPS. Quindi entrano con lo SPID, nello specifico il mio SPID è di Poste ID. Io entro con il QR code semplicemente. Ok. Accedo, ecco qui, acconsento e come vedete qui in questa prima pagina non la trovate la procedura, almeno al momento non c'è. Come si fa per andare a trovare il link che ci serve? Eccola qua, si va sul nome, nel mio caso il mio nome, area riservata e qui a sinistra trovate servizi. Tutti i servizi. Vado nella lettera P, memorizzate anche pago in rete perché ci servirà dopo per fare il pagamento. E vado nella piattaforma concorsi e procedure selettive. Come vedete, su istanze online trovate soltanto queste due procedure, quindi diventa molto più semplice, molto più intuitivo andare a recuperare quello che ci serve. Come vedete, il sistema vi dice che vi sono due procedure concorsuali possibili in questo momento, che sono disponibili dall'11 dicembre, quindi da oggi, ma hanno aperto alle ore 14, quindi la stiamo aprendo assieme a voi questa domanda, fino al 9 gennaio 2024. Il primo link è destinato a quelli che partecipano. Intendono partecipare alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, mentre il secondo link è invece dedicato a tutti quei docenti che intendono partecipare alla procedura concorsuale per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. Procediamo una alla volta e quindi io direi di cominciare con i partecipanti al concorso per la scuola secondaria e di primo e secondo grado. Vai alla compilazione. Come vedete, compare una cartina dell'Italia e oppure tutte le regioni nello specifico. Io posso decidere di partecipare alla procedura in una regione piuttosto che un'altra. Attenzione, se io ho una classe di concorso, mi viene in mente le lingue. Scusatemi, un titolo di studio, mi vengono in mente un titolo di studio afferente alle lingue straniere o per esempio all'educazione motoria, grazie alla quale posso partecipare sia ad una classe di concorso di scuola secondaria di primo grado che a una classe di concorso di scuola secondaria di secondo grado. Ho anche un titolo di specializzazione di sostegno, ho due titoli di specializzazione su sostegno, in questo caso per la scuola secondaria di primo grado o per la scuola secondaria di secondo grado, posso partecipare a ben quattro procedure, quindi una per la scuola secondaria di primo grado posto comune, un'altra per la scuola secondaria di secondo grado posto comune, un'altra per la scuola secondaria di primo grado, posto di sostegno, avendone la specializzazione, oppure scuola secondaria di secondo grado, posto di sostegno, avendone la specializzazione. La condizione però necessaria è che per tutti questi quattro tipi di posti io posso partecipare in un'unica regione. Quindi se decido per il Lazio, dovrò partecipare per il Lazio per tutte e quattro, se decido la Toscana, idem e così via. Cosa diversa invece, se io ho sia
sia una laurea che mi permette di insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ma anche un vecchio diploma magistrale. Ho una laurea in scienze della formazione primaria. In questo caso potrei partecipare in una regione per la scuola secondaria di primo e secondo grado e in un'altra regione, qualora lo ritenessi opportuno, per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Ricordiamoci anche che per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, sia posto comune che posto di sostegno, il candidato farà un'unica prova. E anche per la scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e posto di sostegno, il candidato farà soltanto una prova computer-based. Perché? Perché questa prima prova consta di quesiti 50 nello specifico che riguardano discipline trasversali a tutte le classi di concorso, quindi psicologia, pedagogia e particolare attenzione all'inclusione, metodologia, oltre all'utilizzo delle tecnologie e oltre all'inglese con una competenza di livello almeno B2. Quindi vedete, io scelgo il Lazio. Andrea, se schermi un attimo perché adesso si vedranno i miei dati. Quindi scelgo il Lazio e vado, scegli regione, vado avanti. Schermate, dammi l'ok che io vado avanti, se no Vai, vedo. vai, puoi andare avanti. Ok. Ecco qui, possiamo ritornare. Vado avanti, vada se. Che non ve l'ho fatto vedere per la questione della privacy, ma se nella schermata che riguarda i vostri dati dovesse riscontrare dei dati non più giusti, sia per quanto riguarda il numero di telefono, per quanto riguarda la mail, avete la possibilità di poterli cambiare. Come vedete, ci sono varie sezioni. Quelle asteriscate, ne sono tre, riguardano la classe di concorso richiesta. Nel caso in cui si acceda anche per il posto di sostegno, dichiarare di avere il titolo di sostegno e le altre dichiarazioni che sono tutte le dichiarazioni che si fanno ogni qualvolta si partecipa a un concorso pubblico. Andiamo, ricordiamo che stiamo trattando la procedura per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e vi dico perché sottolineo questo, perché come abbiamo detto in apertura, ma lo ribadiamo quando andremo a spacchettare il video, in questa fase si partecipa al concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado soltanto se si ha una laurea con tutti i crediti formativi, ma anche determinate caratteristiche che adesso staremo a vedere. Diciamo che io partecipo per A018 Filosofia e Scienze Umane, che è la mia classe di concorso. Aggiungo. E mi dice qual è la tipologia di accesso? Vedete, nella tendina, spero che si veda, ci sono tre possibilità. La prima possibilità è titolo di studio. Chi è che accede soltanto con il titolo di studio? Tutti coloro che hanno almeno 3 anni nelle scuole statali prestate negli ultimi 5 anni, di cui uno almeno specifico per la classe di concorso per la quale sto partecipando. Quindi vuol dire che in questo caso io partecipo con la laurea e i 3 anni, di cui uno lo devo aver prestato su A018, sulla classe di concorso per la quale sto chiedendo di partecipare. Roberta, Dimmi. scusami, una informazione di servizio ai nostri lettori che ci dicono che non si vede bene. La visualizzazione più idonea è su YouTube, con la possibilità anche di andare in HD, perché noi ora ho controllato su YouTube si vede meglio, perché magari su Facebook probabilmente con lo schermo più piccolo c'è qualche difficoltà. Comunque, per chi non lo dovesse vedere bene, c'è quindi la possibilità comunque di rivederlo on demand dove volete, quando volete, sia su Facebook che su YouTube, ma soprattutto su YouTube si vede molto meglio. Ovviamente, giustamente ci dicono anche che è sfocato lì, però io adesso ho controllato, è in modalità HD
si vede giusto. Però se vuoi, magari puoi cercare di ingrandire, se riesci un attimo a ingrandire la schermata, così lo vediamo meglio. Però io su YouTube lo vedevo Andrea, ma poi senza tra l'altro, io problemi. adesso, al di là della visione, io sto comunque sto spiegando quello che è Vai, vai. davanti a me. Quindi lo potete benissimo, lo potete guardare, cioè in effetti ve lo sto spiegando passo per passo quello che si vedrà. Cosa si vede? Si apre nel momento in cui si sceglie la classe di concorso, esce una tendina attraverso la quale potete andare a scegliere la classe di concorso per la quale partecipate. Nel mio specifico a 018, Filosofia e Scienze Umane, che è una classe di concorso che si insegna nella scuola secondaria di secondo grado. Se avessi una laurea afferente a una scuola secondaria di primo grado, potrei partecipare anche per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado posto comune. Appena clicco, scelgo la classe di concorso per la quale voglio partecipare, si apre una tendina. In questa tendina ci sono tre opzioni. La prima opzione dice titolo di studio, la seconda opzione titolo di studio e abilitazione specifica. La terza opzione, titolo di studio è 24 CFU. E io vi farò vedere tutte e tre. Perché? Perché con la prima opzione, titolo di studio, è questa. Io sto dicendo che intendo partecipare a questa procedura concorsuale in quanto ho il titolo di studio, ma ho anche 3 anni di servizio nelle scuole statali, di cui uno almeno specifico nella classe di concorso. E come lo dichiaro questo? Lo dichiaro fleggando qui su questa finestrina dove sto dichiarando che il titolo di studio indicato costituisce titolo di accesso alla classe di concorso richiesta in quanto conseguito secondo le indicazioni presenti nel DPR 19-2016 e successive modificazioni e integrazioni. Guardate, se voi scegliete questa opzione, quindi dichiarate di avere il titolo di studio le 3 annualità, e poi non andate a inserire le 3 annualità di servizio, il sistema non vi farà andare avanti. Quindi questa diventa, scegliendo questa opzione, obbligatoriamente poi dovrete andare a inserire nella parte dedicata ai servizi i 3 anni di servizio negli ultimi 5. Tipo di titolo di studio. Nel mio caso, io ho una laurea magistrale. Che è una laurea magistrale. Come vedete, avendo scelto la 018, il sistema mi dà una tendina che riguarda solo tutte le lauree afferenti a quella classe di concorso. Quindi la mia specifica è l'LM59. Attenzione, quando io dichiaro di avere una laurea, devo essere certo di possedere, oltre alla laurea, all'interno della laurea, tutti i crediti formativi che mi permettono di accedere a quella classe di concorso. Nel mio specifico, quando mi sono laureata, mi sono resa conto che per poter insegnare nella 018 dovevo acquisire ulteriori titoli in filosofia e in psicologia e ho fatto degli esami integrativi. Questo calcolo fatelo prima, io ritengo che l'abbiate già fatto, ma altrimenti vi troverete in difficoltà successivamente. Qui devo mettere la votazione, nel mio caso 110, qui ci vogliono per forza i decimali 0, la base di votazione è 110 e non fleggate qui, questa dicitura vale soltanto per coloro che hanno un titolo di studio che non gli permette di poter dire il punteggio e quindi il sistema se cliccate su questa finestra, vi darà di default un punteggio pari al 3,75. Data del conseguimento, luogo del conseguimento, e qui vengono fuori diverse università. Io clicco la mia, ma il sistema vi dà la possibilità di poter inserire altre università e poter scrivere quello che volete fare, far diventare il campo, diciamo, scrivibile. Attenzione,
titoli congiunti. Che cosa metto qui? Come vedete, c'è un riferimento ai titoli congiunti previsti dal DPR 19-2016. Per esempio, per alcune classi di concorso, mi viene in mente per esempio ingegneria aeronautica, non basta per accedere alla 033 avere soltanto una laurea in ingegneria, ma occorre avere anche un diploma di perito aeronautico, mi sembra. E quindi in questo caso le persone che vogliono accedere a queste classi di concorso che prevedono anche dei titoli congiunti dovranno dichiarare qui di avere il titolo congiunto. Vado qui e salvo. Come vedete, la sezione diventa verde. Però io vi ho detto che vi facevo vedere anche, anzi no, scusate un attimo, voglio farvi vedere i titoli di servizio. Vedete? Nel momento in cui io ho dichiarato che accedevo con il titolo di studio e quindi con i 3 anni di servizio, il campo dei titoli di servizio è diventato obbligatorio. È venuta fuori l'asterisco, cioè il sistema mi dice: tu hai dichiarato di accedere con una laurea e con i 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui uno specifico. A questo punto diventa obbligatorio anche il campo dei titoli di servizio. Cosa diversa è se invece io dichiaro non di accedere con il titolo di studio e quindi con le 3 annualità, ma con il titolo di studio e un'abilitazione. Quindi ho già un'abilitazione e il sistema mi chiede qual è la laurea, rimane uguale la questione nel caso in cui non sapessi il mio punteggio, non sapessi dichiarare il mio punteggio, però qui vedete mi si è aperta un'altra parte della domanda, mi dice procedura di abilitazione, cioè in che modo mi sono abilitato, in che modo ti sei abilitato. Tu stai dichiarando che ti sei abilitato. Come ti sei abilitato? Mi sono abilitato, per esempio, con il concorso ordinario del 2020 e successive modificazioni. Naturalmente, tutto quello che vi sto dicendo lo trovate anche sulla nostra pagina Will Scuola, dove ci sono tutte le schede a cura della nostra segreteria nazionale, tutte le spiegazioni, oltre che su Orizzonte Scuola, oltre a poter rivedere questo webinar. In questo caso dovrò andare a inserire la votazione con la quale io ho superato questo concorso ordinario, sono risultato idoneo a questo concorso ordinario. Quindi, per esempio, 250 su 250, dove l'ho conseguito, quando l'ho conseguito. Metto per esempio 16 luglio 2021 presso quale ente USR Campania. Sto facendo della così a caso, vado a destra e salvo. Come vedete, lo spazio dedicato ai titoli di servizio non ha più l'asterisco perché i titoli di servizio in questo caso sono opzionali, ma non sono obbligatori come invece lo erano nella prima opzione, quando avevo dichiarato di accedere a questo concorso con il titolo di studio alle 3 annualità. Ma facciamo ancora un altro caso, l'ultimo caso. Il caso dei titoli di studio è 24 CFU. Io in questo caso ho sempre la laurea, vedete, rimane invariata la mia laurea, ma mi dice: dichiaro di aver conseguito i 24 crediti formativi universitari entro il 31-10-2022, data del conseguimento, diciamo che l'ho conseguiti il 19 novembre del 2021, in quale Ateneo li ho riconosciuti, Unisob, Università Torlusso da Benincasa, qui anche eventuali titoli congiunti, e in questo caso salvo. Ok, vediamo invece che cosa succede se io elimino questo e vado a prendere una classe di concorso della tabella B. Quindi stiamo parlando degli insegnanti tecnico-pratici che ricordiamoci, in questa fase accedono soltanto con il diploma. Quindi in questo caso, anche in questo caso, titolo di studio, che può essere in questo caso il diploma
e il diploma in effetti, oppure anche l'abilitazione. Quindi nel caso del B016 il titolo di studio, quindi il diploma. E come vedete qui la tendina mi dice diploma di scuola di secondo grado, diploma di istruzione secondaria superiore. Come vedete, mi dà la possibilità di andare a trovare i diplomi afferenti alla classe di concorso che ho scelto. Quindi facciamo conto che ho questo tipo di diploma. L'ho preso tanto tempo fa con 60 su 60. O comunque invece l'ho preso di recente con 100 su 100, il sistema comunque mi fa la votazione in centesimi. Quando l'ho conseguito, quindi anche qui vado a dire quando l'ho conseguito, luogo del conseguimento, e in questo caso il sistema non mi può dare tutti gli istituti tecnici superiori, e quindi cosa farò? Inserirò Istituto Tecnico Dante Alighieri di Napoli. E qua vado a salvare. Aspettate un attimo, qui non ho cliccato questa. Vedete, il sistema, se dimenticate di fare qualcosa che è necessario, vi dà l'errore e quindi salvate. E quindi in questo caso ho anche visto la possibilità, dato la possibilità agli insegnanti ITP di verificare che basta inserire il proprio diploma senza i 24 CFU, senza l'abilitazione, per poter partecipare a questa procedura concorsuale. Qualora io avessi anche il titolo di specializzazione su sostegno, dovrei andare a completare anche questa parte. Quindi in questo caso io partecipo per ADSS, ok? Aggiungo e qui mi dice: come hai conseguito questo titolo? Facciamo conto che l'ho conseguito con il DM, ai sensi del DM 19/2010, numero 249. Con che votazione? 30 su 30. E come vedete, il sistema vi dà sempre la votazione in centesimi, qualora non sia quantificabile. Il peso ponderale del vostro titolo potete fleggare qui. Se fleggate qui, vedete, il sistema vi annulla la precedente compilazione. Quindi in questo caso devo ri ripetere perché avevo fleggato. Dove l'ho conseguito? L'ho conseguito, dico sempre l'Unisob, legata alla mia terra. E quindi la data del conseguimento della specializzazione, diciamo che l'ho conseguita 29 luglio del 2029 presso l'Unisop. Salva. Come vedete, queste due parti diventano verdi. Ricordatevi che se avete chiesto di accedere a questo concorso in quanto in possesso del titolo più le tre annualità di servizio di cui una specifica, il sistema vi darebbe un asterisco anche per i titoli di servizio, che in questo caso non c'è perché ho lasciato come inserita la mia richiesta come ITP, quindi soltanto con il diploma. Titoli di servizio. Ricordatevi che i titoli di servizio, così come si evince leggendo la tabella B allegata al bando, sono soltanto i titoli di servizio riferiti a quella specifica classe di concorso. E anche per il sostegno, i titoli di servizio sul sostegno fanno per riferimento esclusivamente alla procedura sul sostegno. Quindi selezionare la tipologia del titolo. Aggiungi. Ecco qui, il sistema mi apre una tendina dove mi dice 2021-22, tipologia di servizio nella scuola statale. Attenzione, distinguiamo
i titoli di servizio che sono necessari per l'accesso, e quindi in questo caso, se una persona ha dichiarato di accedere con il titolo di studio più i 3 anni di servizio, è obbligatorio inserire le 3 annualità di servizio. E queste annualità di servizio non solo varranno come titolo di accesso, ma saranno anche considerati ai fini del punteggio. Altrimenti, se accedo con l'abilitazione o accedo con la laurea 24 CFU, gli eventuali titoli di servizio mi serviranno esclusivamente per la valutazione. Quindi, nel caso delle persone che accedono solo con la laurea e le 3 annualità, i servizi hanno doppia funzione, sia la funzione di darti la possibilità di accedere a questa procedura concorsuale, sia a darti un peso ponderale alla valutazione dei tuoi titoli. Per gli altri, ti danno soltanto un peso ponderale nella tabella della tua valutazione, dei titoli. Quindi io sto facendo l'esempio del candidato che nell'anno scolastico 21-22 ha svolto un servizio nelle scuole statali, ma la locandina prevede anche servizio prestato in CFP, nei progetti articolo 1,3 del DL 134 del 2009, nell'attività di progetto e nelle scuole paritarie. Ricordiamoci che però i titoli di servizio che servono per l'accesso a questo concorso negli ultimi 5 anni sono quelli della scuola statale. In quale classe di concorso le ho prestate? In A0 18. Le ho prestate nei percorsi di istruzione dei paesi UE? Qui, se l'avete fatto in Italia, non dovete mettere sì. Lo so che l'Italia fa parte dell'Unione Europea, però questo serve soltanto per coloro che li hanno prestati in altri paesi dell'Unione Europea. Servizio di ruolo? L'ho prestato come docente di ruolo su un'altra classe di concorso? No, di default esce no. Se dovete cambiare, dovete cliccarci qui. Data d'inizio, vi ricordo che un'annualità per essere valida deve essere prestata per almeno 180 giorni o almeno dal 1 febbraio fino al termine dell'operazione di scrutinio finale. Infatti, qui come vedete, io posso mettere 13.09.2021, data d'inizio. Data di fine 30 giugno 2023. Scusate, mi ho sbagliato. 30.06.2022, giustamente. E oppure flaggare che questo servizio, quindi anche se non sono 100, dichiarare in questa, cliccando qui, che anche se non sono i canonici 180 giorni, che invece sono in questo esempio che vi ho fatto, perché dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022 li ho sicuramente svolti 180 giorni di servizio, ma qualora il mio servizio non fosse iniziato a settembre, fosse iniziato almeno il 1 febbraio, dovrei dichiarare di aver prestato servizio ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Dove l'ho prestato questo servizio? E scrivo scuola di servizio. Potete mettere, siccome è libero il campo, potete mettere la scuola di servizio, potete mettere il codice meccanografico della scuola a cui fate riferimento. È obbligatorio dichiarare la provincia e il comune dove avete prestato il servizio. Naturalmente, se la provincia è Napoli, quando andate poi nei comuni, vi darà soltanto i comuni della provincia di Napoli. E se avete più anni di servizio, andate ad aggiungi. Aggiungendo, quindi 2022-2023 potreste aggiungere, 2022-23. L'anno in corso sicuramente non vale perché non ci sono i 180 giorni nel momento in cui state producendo la domanda, quindi l'anno in corso non può essere considerato, come abbiamo già detto in vari webinar. E quindi ancora su A018, naturalmente ho cominciato il 28 settembre e ho finito il 31
30.06.2023. Anche qui metto la scuola dove ho insegnato, quindi istituto Dante Alighieri, in quale provincia, quindi sempre Napoli, e quindi il sistema vi dà la possibilità di trovare soltanto i comuni di Napoli e salva. Come vedete, anche questa sezione è diventata verde. Ultimo altro campo che potete compilare e potete non compilare. Naturalmente, sono altri titoli valutabili, sono tutti quei titoli che avete acquisito o che acquisirete entro la data di scadenza della domanda, quindi entro il 9 gennaio. Per tutta la tabella dei titoli, vi invito a tenere presente l'allegato B, bando del concorso, dove sono esplicitati tutti i titoli. Se io ho avuto accesso con l'abilitazione, qui posso inserire un'ulteriore abilitazione. Ulteriore significa che non posso inserire un'altra volta il titolo di accesso senza dall'abilitazione con la quale sto chiedendo di partecipare al concorso. Quindi qui inserisco un'ulteriore abilitazione. Stessa cosa, è un errore che si fa molto spesso ed è bene che non si faccia in questa fase. Quando il sistema, la tabella titoli, vi chiede di poter inserire un diploma di istituto tecnico superiore dal contenuto strettamente inerente agli insegnamenti impartiti per la classe di concorso insegnante tecnico pratico, non sto facendo riferimento a un diploma, non so, di ragioneria oppure di geometra, ma sto facendo riferimento a un diploma ITS. Gli ITS sono quegli istituti tecnici superiori che camminano parallelamente all'università, cioè che sono successivi al diploma. Tutti quelli che si diplomano poi decidono di non frequentare l'università così come comunemente possiamo, diciamo, siamo abituati a concepirla, ma un istituto tecnico superiore che negli ultimi tempi sta avendo molto successo per quanto riguarda il seguito degli istituti professionali e tecnici. Non fate questo errore, perché poi se doveste inserire un diploma che non è di ITS, poi se la commissione è attenta non ve lo valida, ma se ci dovesse essere una disattenzione da parte della commissione, vi potreste trovare poi con un punteggio che non è corrispondente a quello veritiero, con tutto quello che ne consegue. Quindi, per quanto riguarda gli altri titoli, vi invito a fare riferimento alla tabella B e a di stare molto attenti a quello che dichiarate. Nel caso specifico di questa prova che stiamo facendo, io mi sono inserita con un diploma di ITP. Nel caso in cui questa persona avesse conseguito nel frattempo anche una laurea, è possibile inserire la laurea, essendo non il titolo di accesso, come ulteriore titolo. Così come è possibile inserire il titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità, ma non mi viene valutato naturalmente per la mia partecipazione alla procedura sul sostegno. Mi verrà valutato soltanto per la procedura sul posto comune, naturalmente, perché se ho utilizzato il titolo di sostegno come titolo per accedere alla procedura concorsuale, non me lo posso far valere due volte anche come ulteriore titolo. E poi posso inserire qui, per esempio, le certificazioni CLIL, facendo attenzione a quelle che fanno riferimento al DM 249 del 2010, che hanno un peso ponderale rispetto a quelle CECLIL, con percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al decreto dipartimentale 23 giugno 2022, perché c'è una netta differenza fra questi due titoli. Tra l'altro, uno vale 3,75 e un altro vale 2,5. Quindi fate attenzione ai titoli che andate a inserire. Facciamo finta che io inserisca una certificazione linguistica di livello almeno C1. Attenzione, vi ricordo che per partecipare a questo concorso voi state dichiarando di avere una competenza linguistica pari a livello B2, ma
Questo mi serve per poter accedere al concorso di default, perché ci saranno sia nella prova scritta che nella prova orale delle domande di lingua inglese. Ma per quanto riguarda un ulteriore punteggio, facciamo riferimento esclusivamente ai titoli C1 e C2. Quindi in questo caso io voglio dichiarare di avere una certificazione linguistica di livello almeno C1, clicco, vado aggiungo, aggiungi e mi dice descrizione certificazione. Quindi scrivo certificazione linguistica, poi in base a quello che è il vostro attestato, lingua inglese oppure francese oppure spagnolo, che livello è? C2. Vi ricordo che il C1 vale 3,75 e il C2 vale 5 punti. Quando l'ho conseguito anche qui in questo caso il sistema ci viene in aiuto, 26 ottobre del 2022, l'ente certificatore, inserirò l'ente facendo riferimento a quello che c'è scritto nella documentazione che è in mio possesso e eventualmente potrei anche inserire se questo titolo l'ho acquisito all'estero. Vado su salva. E come vedete, il sistema mi dice che io ho acquisito, ho inserito il titolo, di C1. Potrei allo stesso modo inserire un diploma di perfezionamento, un master universitario, ma come ho già detto prima, fate riferimento alla tabella B, perché nella tabella B c'è anche il chiaro riferimento ai punti che vedete qui, B.4.5, B.4.6, dove è esplicitato chiaramente a quale titolo si fa riferimento e esplicitato anche quanto vale ogni ulteriore titolo. Una volta che ho inserito tutti gli altri titoli, vado ai titoli di preferenza. I titoli di preferenza significa che io ho una parità di punteggio, ho un titolo di preferenza rispetto ad un'altra persona che ha il punteggio uguale al mio. E in questo caso, per esempio, posso inserire figli a carico. Quindi io ho dei figli a carico, seleziono e per esempio ho quattro figli a carico, lo aggiungo, oppure sono invalido e mutilato civile. Mutilato o invalido civile nel settore pubblico e privato, invalido o mutilato civile che non rientra nella fattispecie di cui alla lettera B. Attenzione, non confondiamo i titoli di preferenza con i titoli di riserva, perché molto spesso mi capita che alcune persone mi dicono: ma io ho inserito nei titoli di preferenza la mia invalidità, ma come mai non mi è stata riconosciuta la riserva? Non mi è stata riconosciuta la riserva perché probabilmente quando poi si va a verificare ho inserito la mia invalidità nei titoli di preferenza, ma non la ho inserita nei titoli di riserva. Quindi fate attenzione, se inserite il titolo di preferenza, l'invalidità nei titoli di preferenza, la dovete inserire anche nei titoli di riserva, altrimenti la riserva non vi verrà considerata. Fate attenzione a questo. Seleziono e vado a inserire l'ente, per esempio l'INPS, vado a inserire quando mi è stata riconosciuta questa invalidità, diciamo il 27 luglio del 2020, il numero dell'atto. Ok, e vado a salvare. Attenzione, titolo di riserva. Andiamo a esplicitare quello che vi ho detto prima. Se io inserisco un'invalidità, invalido civile, selezionare per aggiungere la riserva, naturalmente inserirò lo stesso titolo di invalidità, non mi ricordo cosa avevo messo, non mi ricordo, vabbè, mettiamo, naturalmente deve essere corrispondente. Come vedete qui il sistema vi fa aprire un'altra tendina. Perché per poter avere accesso alla riserva, facciamo riferimento alla legge 68 del 99, che è diversa dalla riserva del 30% riservata ai docenti che hanno prestato servizio negli ultimi 10 anni, che hanno diritto a una riserva per questa procedura concorsuale. Devo essere iscritto
al collocamento mirato. Quindi in questa fase o dichiaro di essere iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui la legge 68 del 99 e devo dire dove mi sono iscritto, in quale provincia mi sono iscritto, Napoli, e devo inserire gli estremi dell'atto con lo quale sono iscritto, oppure, quindi vuol dire che in questo momento se sono iscritto vuol dire che sono disoccupato. Oppure, se non sono disoccupato in questo momento, ma lo sono stato in passato, e per esempio per partecipare al concorso 2020 ero disoccupato in quel momento, quindi ho già dichiarato il mio stato di avente diritto alla riserva ai sensi della legge 68 del 99, e quindi qui devo scrivere in quale procedura ho fatto valere questa mia riserva. Nel caso che l'abbia fatta valere nel concorso 2020, scriverò concorso 2020, data e procedura concorsuale, con la data nella quale l'ho fatta valere. Ecco qui, in questo caso, titolo di preferenza completati, titolo di riserva completati. Altre dichiarazioni, come vedete, queste sono le dichiarazioni obbligatorie. La cittadinanza, quindi di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici. Servizio di leva, naturalmente, non vedete l'asterisco perché per persone di sesso maschile, ma per quelli che eventualmente per coloro che erano soggetti all'obbligo, ormai sono da anni che non si è più soggetti all'obbligo, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di Napoli, nel mio caso, di avere un'idoneità fisica, di non aver riportato condanne penali, oppure di aver conseguito condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento in Italia e all'estero. Attenzione a quello che dichiarate, se avete avuto delle condanne penali, è bene che lo dichiarate in questa fase. Procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti penali, di non essere stato destituito, dispensato o quant'altro, ausili e tempi aggiuntivi. Chi è che compila questa domanda, questa parte della domanda? Compila questa parte della domanda il candidato che per una sua disabilità o ha un disturbo specifico dell'apprendimento, quindi un DSA, ha bisogno di utilizzare dei mezzi diversi per poter svolgere questa procedura. Mezzi diversi che potrebbero essere un colloquio orale, quindi non fare la prova computer based, oppure l'utilizzo di strumenti compensativi. E naturalmente io dichiaro di essere una persona che ha queste caratteristiche, dichiaro di avere l'esigenza di essere assistito durante la prova e di avere necessità dei seguenti ausili. Quindi io dichiaro di avere necessità di magari più tempo a disposizione, anche qui vedete qui tempi aggiuntivi, sì, no, oppure un determinato strumento che mi favorisce nella mia prova, e come risultante da apposita certificazione rilasciata dalla seguente struttura sanitaria. Quindi io inserirò la certificazione sanitaria che mi è stata rilasciata, dove mi è stata rilasciata e in che data mi è stata rilasciata. Guardate, le persone che fanno riferimento a questa parte poi dovranno comunque interfacciarsi con l'ufficio scolastico regionale di riferimento, perché dovranno comunque essere certi che l'ufficio scolastico abbia recepito questa loro richiesta ed essere certi che tutto sia stato predisposto. Non inseriscono questa voce le donne che sono in allattamento o in gravidanza, anche se per loro è previsto, qualora lo dichiarassero almeno 10 giorni prima, una particolare attenzione per il loro stato di allattamento o di gravidanza. Altra parte necessaria è il versamento. Quindi, prima di fare la domanda o comunque ricordatevi che quando andrete a salvare dovete inserire il versamento. Vi farò vedere dove si fa il versamento. Immaginiamo che questo versamento ci sia stato già fatto. Io vado a cliccare la ricevuta del versamento e veramente vi chiedo di conservare
questa ricevuta perché vi verrà richiesta e poi do la mia autorizzazione al trattamento dei dati personali. Vado a salvare e come vedete la domanda è completa a tutte le parti verdi. Quindi che faccio? Vado ad inoltrare, inoltra, sono consapevole, inoltra, e il sistema mi dà la possibilità di scaricare il PDF. Cliccando qui ho la possibilità di scaricare il PDF per tenerne copia conservata. Se mi rendo conto di aver sbagliato, io posso, sempre entro la data di scadenza, che ricordiamoci che è il 9 gennaio, poter annullare la domanda, mandarla a modificare e cambiarla. E a qui potete anche inserire i vostri dati qualora vi siate accorti di aver sbagliato qualcosa. Ora, Andrea, non so se vogliamo andare a quella della scuola dell'infanzia e scuola primaria. Dimmi tu, sono a Sì. tua disposizione, se ci sono invece delle domande me lo fai sapere. Ma penso che possiamo andare a quella dell'infanzia. Su alcune cose penso che saremo veloci perché già abbiamo già capito alcuni passaggi. Ecco, e poi magari passiamo anche a una parte dedicata alle Hai domande. così. Ecco, ci chiedono appunto per la questione del pagamento. Ecco, spiegate il pagamento. Sì, Ecco. ok, adesso lo guardiamo. Consento. Perché ricordo Allora, appunto che il pagamento è di 10 euro. Ecco, che si fa il su. pagamento è di 10 euro. Quando si entra in istanze online, vi ho detto già che si va in area riservata. Entrando in area riservata, si apre questa interfaccia dove qui vedete già pago in rete. Vado Aspetta a pagare. che lo condividiamo un attimo, ecco che avevo ricondiviso. Eccolo qua. Vai. Allora, entro nell'area riservata, vi ricordo che per entrare nell'area riservata, istanze online, vado sul nome, area riservata e c'è Pago in rete. Pago in rete, vai a Pago in rete Ministero. E quindi qui però io qui oggi non vedo ancora la possibilità pagato in attesa di ricevuta, non, è questa la procedura, Pago in rete, però non mi dà la possibilità di accedere. Non so se è un problema tecnico del sistema, ma comunque è questo il link al quale fa riferimento. Lo trovate qui attraverso i vostri dati della carta di credito o della PostePay. Potete inserire il pagamento che ricordiamo che è di 10 euro e che è necessario allegare alla domanda. Lo potete trovare Pago in rete anche qui. Tutti i servizi, quando andate alla lettera P, trovate prima di piattaforme, concorsi e procedure selettive, pago in rete. Vediamo se qui mi Ok. dà la possibilità di accedere. Eseguibile. No. Pagato è quello che io ho pagato in passato, mi dice quello che io ho pagato in passato, in attesa di ricevuta, no, annullato, no. No, non mi dà la possibilità, non vedo, in questo momento non vedo possibilità di Comunque, pagamento. Comunque è è questa quella la la pagina. procedura. Tutti C'è i tempo servizi? fino Sì, al sì. 9 gennaio, ecco. Sì, piattaforma, concorsi. E quindi abbiamo già lavorato su questa parte. Andiamo al. Scusami, perdonami Roberta, ecco, ci chiedono, prima si paga e poi si fa la domanda o è uguale? No, allora tu puoi anche cominciare a predisporre la domanda e poi la salvarla, perché il sistema ti dà la possibilità di salvarla, e poi fare il pagamento, perché il pagamento comunque devi uscire per andare in pago in rete. Magari puoi successivamente andare a pagare, riaprire la tua istanza di procedura al concorso e allegare esclusivamente la ricevuta di pagamento e poi inoltrare. Prima di inoltrare, sicuramente devi pagare. Quindi Ok. sta a te volerlo fare prima oppure fare prima la domanda, salvarla, fare attenzione a come si è prodotta e successivamente salvarla e accantonarla, fare il pagamento, scaricarsi il PDF, rientrare nella procedura e poi andare a riprendere
la parte delle dichiarazioni indispensabili e poter inserire la ricevuta di pagamento. Andiamo in concorsi per Bene. titoli e esami personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Ricordiamo chi accede a questa procedura. Accedono a questa procedura tutti coloro che hanno una laurea in scienze della formazione primaria, che è di per sé abilitante, oppure un diploma magistrale o un diploma di scuola magistrale per la scuola dell'infanzia ante 2001-2002. Anche in questo caso il sistema vi dà un'informativa che dovreste leggere tutta e dovreste dichiarare di averne presa visione. Vediamo, presa visione. Avanti. Ecco qui, come abbiamo visto già nella procedura per la scuola secondaria di primo e secondo grado, a questo punto vi si apre questa interfaccia nella quale c'è l'Italia, quindi voi potreste decidere di partecipare cliccando sulla regione oppure cliccando sul nome della regione. Vi ricordo, l'ho detto prima, ma lo ribadiamo, soprattutto se spacchettiamo questo video, che un candidato che dovesse possedere sia un diploma magistrale, mi viene in mente, ante 2001-2002, quindi può partecipare per la procedura di infanzia e primaria, ma anche una laurea, quindi può partecipare anche per la scuola secondaria di primo e secondo grado, mentre può scegliere solo una regione per partecipare alla procedura infanzia e primaria, e solo una regione per partecipare alla procedura scuola secondaria di primo e di secondo grado, può scegliere due regioni diverse se intende partecipare sia per infanzia e primaria, sia per la scuola secondaria di primo e secondo grado, perché, come abbiamo visto, sono due procedure diverse. Da una parte infanzia e primaria, da una parte scuola secondaria di primo e di secondo grado. Immaginiamo che io abbia intenzione di partecipare per l'infanzia e la primaria nella regione Campania. Andrea, adesso Sì, compariranno i infatti, dati. evitiamo. Ecco qui. Posso ritornare? Ritorna e come vedete, le sezioni da compilare sono sostanzialmente le stesse, ma sono diversi naturalmente il tipo di insegnamento per il quale si vuole partecipare. In questo caso non avremo tutte le classi di concorso, ma avremo AAA per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. Immaginiamo per la scuola primaria, naturalmente chi ha un diploma magistrale per la scuola, un diploma magistrale ante 2001-2002, poi non ha laurea in scienze della formazione primaria, può anche accedere alla scuola secondaria, può anche accedere, scusatemi, per l'infanzia. In che modo io accedo? Accedo con l'abilitazione. Come l'ho acquisita questa abilitazione? Qui mi si aprono le varie procedure. Quindi o l'ho acquisita attraverso un diploma di maturità magistrale, titoli sperimentali equiparati, qui vi spiega entro l'anno 2001-2002, o con una laurea in scienze della formazione primaria quinquennale XDM 249-2010 e così via. Diciamo che io l'ho acquisita con il mio diploma, l'ho acquisita con 60, un vecchio diploma, quindi non c'erano i centesimi, con 60 su 60. Qualora non avessi la possibilità di poter ricondurre il mio punteggio ad un dato numerico, potrei avvalermi di questa dichiarazione e quindi io decido di indicare un punteggio che è pari a 3,75. Quando l'ho acquisito, vabbè, qui dovrei far vedere tutta la mia vecchiaia, l'ho acquisita nel 1985, luglio 1985, dove l'ho conseguito, quindi istituto magistrale,
col nome oppure il codice meccanografico, se esiste ancora, posso decidere di inserire come voglio, oppure un ente riconosciuto l'abilitazione a conseguimento all'estero. Attenzione, ente che ha rilasciato l'abilitazione conseguita all'estero, data del riconoscimento dell'abilitazione, il numero dell'atto, oppure il sottoscritto dichiara di aver inoltrato richiesta di riconoscimento ai sensi della normativa vigente in data. Quindi qui devo andare a dichiarare che non ho ancora ottenuto il riconoscimento, ma ho inoltrato richiesta di riconoscimento. Questi candidati parteciperanno alla procedura concorsuale, ma con riserva, è bene dirlo. Ok, come vedete, molto semplicemente insegnamento richiesto e titolo di accesso è diventato verde. Qualora io volessi partecipare anche per la scuola dell'infanzia, aggiungo scuola dell'infanzia, dovrei ancora anche qui ripetere il mio diploma quando l'ho conseguito, data del conseguimento. Vabbè, non guardate, sto dicendo, sto dando i numeri in questo momento e salva. Ok, come vedete, il sistema ha accolto tutte e due le mie richieste, sia quello per l'infanzia, sia per la primaria, perché con il diploma io posso, con la laurea in scienza della formazione primaria, posso partecipare sia per la scuola, per il tipo di insegnamento di infanzia, sia per il tipo di insegnamento primaria. E qualora io possedessi anche le specializzazioni sul sostegno, su una delle due o su tutte e due, posso partecipare, posso richiedere di partecipare anche per il sostegno. Ricordo che anche se partecipassi a tutte e quattro le procedure, quindi infanzia posto comune, primaria posto comune, avendo nel titolo di specializzazione infanzia posto sostegno o primaria posto sostegno, nella prova scritta io farei un'unica prova scritta, sia per l'infanzia che per la primaria, sia per il posto comune che per il posto di sostegno. E poi sarei valutata e sarei inserita in graduatoria in base al mio posizionamento. Ricordiamoci questo, che la prova scritta è uguale per chi partecipa infanzia, primaria, posto comune e posto di sostegno, ed è uguale per chi partecipa a scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, posto comune e posto sostegno. Trovate tutte le informazioni anche sulla nostra pagina Will Scuola con tutte le schede a cura della nostra segreteria nazionale. E dovrei qui dichiarare di accedere con il sostegno, quindi con il diploma, perché naturalmente se ho acquisito il titolo di sostegno l'ho fatto perché avevo un titolo che mi ha permesso di poter accedere al titolo alla specializzazione di sostegno, altrimenti non avrei potuto conseguirlo. E ho conseguito la specializzazione. Come l'ho conseguita? L'ho conseguita con ai sensi del DM del 10 settembre 2010, 249, articolo 13, con una valutazione 30 su 30. Quindi, come sempre, il sistema mi rapporta a centesimi. Quando l'ho conseguita questa specializzazione, sto dando veramente i numeri, in gennaio 2020, dove l'ho conseguita Unisob. Ok, se questo titolo di specializzazione l'ho conseguito all'estero, partecipo con riserva e devo dichiarare, naturalmente se già mi è stato riconosciuto, nessun problema, ma e quindi dichiarerò qual è l'ente che me l'ha riconosciuto, quando me l'ha riconosciuto e il numero dell'atto. Se invece non mi è stato ancora riconosciuto, devo dichiarare di aver comunque fatto richiesta di riconoscimento. Vado a salvare. E anche qui titoli di servizio. Come vedete, qui non titoli di servizio, a differenza di quello che accadeva prima per quelli che si inserivano solo col titolo di studio e con i 3 anni negli ultimi cinque nelle scuole dello Stato, di cui uno almeno specifico, qui i titoli di servizio non sono, diciamo, non rappresentano un titolo di accesso. Se li ho,
me li posso far valere, ma posso anche non aver prestato neanche un anno di servizio nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria, così come posso aver chiesto di partecipare alla procedura concorsuale per la scuola secondaria di primo e secondo grado, pur non avendo partecipato, pur non avendo svolto nemmeno un anno di servizio nelle scuole statali, se ho già un'abilitazione oppure se ho una laurea e 24 crediti formativi acquisiti entro il 31 ottobre del 2022. In questa ulteriore parte, questa sezione, inserisco i titoli di servizio. I titoli di servizio valgono 2 punti sia per l'infanzia primaria che per la scuola secondaria di primo e secondo grado, quindi c'è un peso ponderale un po' più alto rispetto al passato, ma soltanto valgono soltanto i servizi di insegnamento prestati sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre nella scuola secondaria di secondo grado, e quindi io vi faccio di primo e secondo grado, faccio riferimento all'allegato B. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, in questo caso, se parliamo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, i titoli di servizio, sempre nella tabella dell'allegato B, in riferimento al concorso ordinario infanzia primaria, dicono che ogni anno di servizio vale 2 punti, ma cosa vale? Vale il servizio di insegnamento prestato nello specifico posto per cui si procede alla valutazione nella scuola del sistema nazionale di istruzione, quindi specifico posto. L'insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Quindi, se io ho prestato servizio su sostegno, mi verrà valutato come servizio soltanto nella procedura del sostegno. Allora, impostare l'anno scolastico nel formato 2021-2022. Posso aver prestato servizio nelle scuole paritarie o nelle scuole statali, dove l'ho prestato questo servizio, l'ho prestato nella EEE, quindi nella scuola primaria. Servizio no, servizio di ruolo no, periodo anche in questo caso posso mettere dal 5 settembre al 30 giugno, al 31 agosto. Oppure flaggare che questo servizio, anche se non è di 180 giorni, mi vale come annualità di servizio in quanto l'ho prestato in maniera ininterrotta dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio. E qui metto la denominazione dell'istituto, quindi istituto, potete mettere il codice dell'istituto, potete mettere il nome in chiaro dell'istituto. È obbligatorio inserire la provincia in cui è ubicato l'istituto, il comune in cui è ubicato l'istituto, e vado a salvare. Come vedete, il sistema mi fa diventare verde anche questa pagina, questa parte, questa sezione che è riferita ai titoli di servizio. Altri titoli valutabili. Come vedete, qua posso inserire, per esempio, se ho partecipato ad un'altra procedura concorsuale, un concorso ordinario, mi posso far valere un ulteriore punteggio che fa sempre riferimento all'allegato B. Vi ricordo di andarvelo a vedere, a scaricare. O lo trovate su Orizzonte Scuola, lo trovate sul nostro sito della Wiscuola, la tabella B, dove per esempio chi ha già partecipato e ha superato un concorso ordinario si potrà far valere 12,50 punti per ciascun titolo. Così come se io partecipo con il diploma magistrale, ma nel frattempo ho anche conseguito una laurea, mi posso anche andare a inserire la laurea, che è un ulteriore titolo, quindi laurea magistrale in questo caso. Posseggo la LM, per esempio la LM85, quando l'ho acquisita, la posso aver acquisita anche l'anno scorso. L'importante è che sia stata acquisita prima della scadenza del bando. Quando l'ho acquisita, il 2 ma 9 maggio del 2023, presso quale università? Ok.
Se la posso avere anche acquisita all'estero, quindi dichiarerò qual è l'ente che me l'ha, mi ha riconosciuto il titolo e vado a salvare. E quindi in questo caso mi verrà valutato, visto che ho richiesto di accedere a questa procedura con il diploma magistrale, la laurea è un ulteriore titolo e mi vale 5 punti, quindi fate attenzione a quello che inserite. Così come posso andare a inserire, per esempio, l'abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni, Agazzi, che non trovate naturalmente nella scuola secondaria di secondo grado, e mi vale 3 punti e 75. Così come posso inserire anche qui il CLIL, oppure posso andare a inserire la certificazione linguistica C1, oppure il diploma di perfezionamento deve essere comunque di 1500 ore e 60 CFU. E quindi vado qui, facciamo finta, simuliamo di avere un diploma di perfezionamento, quindi facciamo riferimento al punto B21 della tabella B, mi vale 1 punto e 25 questo titolo. Vado diploma di perfezionamento sui BES, per esempio, naturalmente scriverete tutta la dicitura. Quando l'ho acquisita questo? L'ho acquisita nel 2021-2022. Quando l'ho acquisita? Nel 2022, agosto 2022. In quale area? Per esempio, Scienze della Formazione, presso quale istituto? Inserisco. Se l'ho conseguito all'estero, sempre la dicitura. Flaggo di averlo acquisito all'estero, di avere un ente che me l'ha riconosciuto, data del riconoscimento e numero dell'atto, e vado a salvare. Come vedete, andate a verificare che entrambe le parti che avevate intenzione di completare siano diventati verdi. Avete la possibilità di modificare, così come avete la possibilità di eliminare del tutto. Quindi, prima di procedere con la domanda, io vi consiglio di andare a prendere, a scaricare gli allegati B, sia per l'infanzia e la primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, e di andare a verificare, mettendo un bel baffetto, ai titoli che potete dichiarare che possono essere comunque utili. Titoli di preferenza sono quei titoli che a parità di punteggio ti danno una preferenza rispetto ad un altro candidato, che possono essere i figli a carico, per esempio, quindi seleziono figli a carico, quattro figli a carico, complimenti per il coraggio, e invalido o mutilato, che non rientra nella fattispecie di cui alla lettera B, mutilato invalido per servizio nel settore pubblico e privato. Qua vado a selezionare, per esempio, l'ente che me l'ha riconosciuto, in che data me l'ha riconosciuto, il numero dell'atto, ok, ma questo è il titolo di preferenza. E facciamo attenzione, se avete inserito nel titolo di preferenza una vostra invalidità, è sicuramente opportuno che inseriate questa vostra invalidità anche nei titoli di riserva, perché una cosa è la preferenza, che si valuta soltanto in caso di parità di punteggio. E una cosa è il titolo di riserva. La riserva, ai sensi della legge 68 del 99, significa che io sono inserito nelle liste del collocamento mirato, quindi sono invalido civile N. Mi ricordo che ci sono delle percentuali per ogni tipo di riserva, e nella nostra scheda che trovate nel sito della WeScola trovate tutte le percentuali, e selezionare per aggiungere le riserva. Quindi vado, inserisco chi mi ha rilasciato questa invalidità, in che data, e adesso non mi ricordo quando ho messo precedentemente, naturalmente devono essere corrispondenti, e qui mi si apre questa finestra dove devo optare per due dichiarazioni. O dichiaro di essere quindi attualmente disoccupato, o comunque disoccupato entro la scadenza della data del bando, e dichiaro di essere iscritto negli elenchi del collocamento mirato e gli estremi dell'iscrizione, oppure dichiaro, guarda, attualmente, e quindi non cliccherò qua, ma cliccherò qui, dichiaro, guarda, che io in questo momento non sono
disoccupato, ma lo ero quando ho partecipato alla procedura del concorso straordinario del 2018. In quel momento ho dichiarato di aver diritto alla riserva di posti. A quella riserva dichiarata illo tempore mi vale comunque. Scusatemi, qua devo scrivere naturalmente in quale fase ho inserito. Ecco qua, diventa verde. Andiamo al campo obbligatorio, anche qui di essere cittadino italiano oppure di non essere cittadino italiano, ma di essere, di avere comunque una buona conoscenza della lingua italiana, di godere dei diritti civili, io sono donna, non metto gli obblighi di leva, di essere iscritti negli elenchi della Comune di Napoli, di avere un'idoneità fisica, di non aver riportato condanne penali oppure di aver eseguito, di avere le seguenti condanne penali, dichiaratelo per non evitare di fare dichiarazioni mendaci, di non avere procedimenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dalla pubblica amministrazione. E questa è quella voce, ripeto, anche per questa procedura, che vanno a compilare tutti coloro che a causa di una disabilità o perché sono DSA, quindi hanno dei disturbi specifici di apprendimento, fanno una richiesta all'ufficio scolastico regionale, che naturalmente prenderà in carico l'istanza, di avere o di poter utilizzare degli strumenti compensativi o di poter richiedere dei tempi o aggiuntivi. In questo caso occorre un'apposita certificazione che dovrò andare a dichiarare la data in cui l'ho acquisita e ripeto, occorre che poi queste persone si interfaccino con l'ufficio scolastico regionale per poter essere certi che l'ufficio scolastico regionale che ha in carico la procedura abbia messo in campo tutto quello che serve per fare in modo che queste persone vengano comunque tutelate per la loro condizione. Ripeto anche per le donne che saranno all'epoca in stato di gravidanza o di allattamento, 10 giorni prima della procedura dovranno interfacciarsi anche loro con l'ufficio scolastico regionale che dovrà predisporre per loro degli ambienti utili, idonei per poter svolgere al meglio la loro prova. Il versamento. Di aver effettuato il versamento, quindi per rispondere alla signora di prima, io posso dichiarare di aver già proceduto al versamento, anche già precedentemente ho fatto la domanda, l'ho salvata, l'ho parcheggiata lì, l'ho tenuta in stand-by, poi faccio il pagamento con pago in rete e poi successivamente vado a scegliermi il file che io adesso ho messo un file qualsiasi che testimoni che io ho pagato il bollettino. Faccio dichiaro anche di dare il mio consenso all'informativa sul trattamento dei dati personali, vado a salvare. Nel momento in cui è tutto verde, naturalmente soprattutto i campi obbligatori, posso andare a inoltrare la domanda. Quindi sono consapevole di aver fatto delle dichiarazioni sotto la mia responsabilità, ricordandoci che ogni dichiarazione mendace è punibile a livello penale, vado a inoltrare e il sistema mi scarica il PDF. Nel momento in cui dovessi rendermi conto di aver sbagliato qualcosa, posso sempre, entro il 9, data ultima del bando, andare a annullare l'inoltro, andare a rivedere la mia domanda e inoltrarla nuovamente. Però è inutile dirvi, ricordatevi poi di averla effettivamente inoltrata quando poi fate questo giochetto di inoltrarla, cancellarla e inoltrarla nuovamente, perché non sarebbe la prima volta che qualcuno ha immaginato di averla inoltrata e poi non l'ha fatto. Ricordo che sempre in area riservata, area riservata, trovate sia qui pago in rete, qui io continuo a non trovare il pagamento, area riservata, oppure lo trovo anche sempre in istanze online, lo trovo anche in servizi. Ne vado in servizi e trovo la dicitura pago in rete.
Bene, Che fai? bene. Eccomi qua. Bene, Bene. Roberta, io aspetta, forse abbiamo un ritorno. Eccolo qua. Un attimo, ecco, prova a. Ecco, penso che adesso ci siamo. Ti ringrazio, Roberta, perché appunto hai detto praticamente tutto. Abbiamo fatto la domanda sia per quanto riguarda la scuola secondaria che per infanzia e primaria. Praticamente abbiamo fatto tutto, credo appunto.